Ciao ragazzi, sono Riccardo di Ultimate Success Formula. All'interno di questo video vi andrò a dare un aggiornamento, la mia opinione, la mia strategia su Luna e anche a livello più generale vi andrò a dire quello che ho deciso di fare per quanto riguarda il mercato cripto dopo il crash della giornata di ieri. Ok? Allora, innanzitutto, se non mi conoscete, date un occhio al canale in modo tale da capire un po' di cosa mi occupo io con la mia azienda e vi do due possibilità interessanti. La prima, vi invito all'evento live di giovedì 19 maggio alle ore 21, il burattinaio con le mani d'oro Crypto Edition, all'interno del quale rivelerò le mie strategie che sto utilizzando in questo momento per trarre vantaggio anche e soprattutto quando il mercato crasha. Quindi, se volete registrare gratuitamente, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Dopodiché, se commentate questo video, andrò a sorteggiare tre persone e queste tre persone avranno la possibilità gratuitamente di, appunto, essendo sorteggiate, venire a Dubai a partecipare gratis a un mastermind che faremo, credo, nel mese di settembre, comunque nei prossimi mesi. Quindi commenta, lascia un like e hai la possibilità di essere appunto sorteggiato. Detto ciò, un po' di fiatone, spero di riuscire a dire tutto e spiegare tutto nel modo corretto. Allora, nella giornata di ieri ho fatto due video su quella che era la mia strategia high risk high reward su Luna. Alcuni hanno capito, alcuni non hanno capito, alcuni come sempre hanno fatto i fenomeni. Detto ciò, andatevi a rivedere i video se volete capire un po' quella che è la mia strategia e quello che sto facendo al momento. Io sto continuando a comprare Luna, sto continuando a prendermi dei rischi calcolati, nel senso che Luna potrebbe effettivamente collassare, perché nel momento stesso in cui non riescono a ristabilizzare la stablecoin di Luna, che prende il nome di UST, non riescono a riportarla al valore del dollaro, l'ecosistema probabilmente collassa. Però se riescono a ristabilire il valore e il peg di un dollaro con il dollaro, secondo me si può ripartire alla grande. Ora, per quale motivo il prezzo di Luna sta continuando a scendere e io ne sto continuando a comprare per abbassare il prezzo medio? Perché fondamentalmente, come spiegavo nei video di ieri, per come è organizzato il sistema della stablecoin, che viene definita algoritmica, tra l'altro è stata molto criticata in questi giorni perché sembrerebbe che questo sistema di stabilizzazione sotto stress non funzioni. Però al di là di questo, fondamentalmente, per riprendere il peg con il dollaro, stanno mintando più Luna, quindi stanno aumentando la produzione dei Luna. Quindi ovviamente, aumentando la produzione, aumentano le monete in circolazione e siccome immagino che siano pochi i pazzi come me che stanno continuando a comprare, aumentando le monete in circolazione e non variando più di tanto la capitalizzazione di mercato, il market cap, per un'operazione matematica, market cap diviso supply, monete in circolazione, viene fuori il prezzo. Quindi non è che il prezzo sta crollando perché la gente sta continuando a vendere. Il prezzo sta crollando perché per togliere dalla circolazione degli UST e ristabilire il prezzo, o perlomeno provarci vicino al dollaro, stanno mintando più Luna. Quindi mintando più Luna creano l'inflazione, un'iperinflazione, che è quello che ha distrutto alcuni paesi del Sud America, e quindi la moneta si svaluta. Detto ciò, le possibilità sono due. O riescono nel giro di qualche giorno a sistemare questa faccenda, quindi iperinflazionare Luna svalutandola, però in questo modo salvare UST, oppure il sistema collassa. Se riescono a salvarlo, come vi dicevo nei video precedenti, credo che nei prossimi mesi, facendo le giuste mosse di marketing e di comunicazione, possano recuperare la fiducia degli investitori e Luna possa continuare a riprendere, soprattutto perché poi acquistando UST vengono invece bruciati Luna, quindi vengono tolti Luna dalla circolazione. Quindi se riescono a rimettere in piedi la macchina,
si può ripartire. Ok, quindi questo è il discorso. Viceversa, il progetto fallisce. Quindi io credo che sia una mossa che, se funziona, può portarmi un sacco di soldi nelle tasche. Viceversa, ho rischiato una cifra che ero disposto a perdere. Quindi questa è la mia strategia per quanto concerne Luna. Poi c'è della gente, ovviamente, che è andata in panico, e chiaramente capisco, se uno ha comprato Luna a $100, si trova il portafoglio a zero, è normale che non faccia piacere. Io non li avevo mai comprati, li sto comprando a partire da qualche dollaro, adesso a pochi centesimi. Ne ho fatto una scorta, cioè un mese fa con questa quantità di Luna sarei stato quasi miliardario, e quindi non milionario, miliardario. E quindi vediamo quello che succede. Voi fate le vostre analisi, secondo me è super high risk, high reward. Per quanto riguarda il resto del mercato cripto, la mia strategia non cambia, nel senso che io avevo da parte del capitale pronto da utilizzare nel caso in cui ci fosse stato un crash pesante del mercato, in modo tale da abbassare il costo medio di acquisto di alcune monete. Allora, come è costituito il mio portafoglio? Il mio portafoglio cripto è 40% in Bitcoin, comprati a saldo, la maggior parte comprati dopo il primo crash con l'inizio della guerra in Ucraina, e ne ho comprati altri due nella giornata di ieri a $27,000. Quindi 40% del mio portafoglio è in Bitcoin. 40% del mio portafoglio, quindi l'altro 40% per arrivare a un 80% complessivo, è suddiviso tra due monete con un altissimo potenziale nel metaverso, che sono Sandbox e Engine, ok? Entrambi con la supply limitata, Engine con quasi tutta la supply già in circolazione, quindi non si rischia un'inflazione, e entrambe gaming, metaverso, quindi potenzialmente potrebbero esplodere nei prossimi anni. Dopodiché ho Phantom, che ho fatto un carico di Phantom a 28 centesimi, ne avevo venduti alcuni ancora qualche mese fa, però siccome credo molto nel progetto, sinceramente a 28 centesimi ho fatto un altro carico importante. E poi Polygon, quindi l'altro 40% sono quattro monete, Polygon, Phantom, Sand e Engine. Tutti e quattro sono messi in delle forme di staking flessibili, nello specifico Engine e Sand su Binance e Polygon e Phantom su Nexo. Ok? In questo modo non solo io rimango svincolato, quindi non ho staking vincolati ma posso ritirare quando voglio, non solo il prezzo di queste monete ha un potenziale enorme, ma soprattutto ho il vantaggio che, oltre ad aumentare il prezzo nei prossimi mesi, aumenterà anche il numero di monete, quindi ho due vantaggi e soprattutto non sono vincolato. Ho una diversificazione, perché ne ho un po' su Binance, un po' su Nexo, e sono ok. Poi ho un 5% di Nexo Coin, che sono fondamentali per avere un livello all'interno di Nexo che mi consenta di avere una serie di vantaggi, e quindi in questo modo arriviamo all'85% totale, e un 15% è diversificato tra tante piccole pepite e che hanno del potenziale, però ovviamente sono più rischiose, quindi ce ne sono tante che chi mi segue, chi è all'interno della community privata, conosce. Quindi anche quelle, la maggior parte, quelle che ho potuto le ho messe in staking, in modo tale anche lì di avere il doppio vantaggio, e le altre le sto holdando, però ripeto, rappresentano solo il 15%. Bitcoin lo detengo interamente su Ledger Nano, in modo tale da avere la sicurezza che qualsiasi cosa succeda sono protetto, e quindi questo è come sono organizzato. Come stablecoin sto utilizzando solamente in questo momento USDC, che è quello, sembrerebbe in questo momento, meno sotto l'occhio del ciclone,
più collateralizzato, quindi ce ne ho pronti un po', in modo tale che se c'è un altro crash del mercato posso aumentare le mie posizioni per diminuire il costo medio. E poi, con un approccio di lungo periodo, ogni mese sul mio 85% continuo ad acquistare, a fare il dollar cost average, quindi continuo ad acquistare a scaglioni in modo tale da massimizzare la mia strategia. Questa strategia, nel momento in cui il mercato riparte, vi fa svoltare. Quindi a tal proposito rivelerò qualcosa giovedì 19 maggio alle ore 21 e 19 maggio alle ore 21 ci sarà in presentazione anche una sorpresa per tutti i membri della community, sia gli Hero sia i Super Hero che mi seguono da un po'. Quindi ragazzi, iscrivetevi qui sotto, partecipate e rimarrete assolutamente soddisfatti. Quindi fatemi sapere cosa pensate delle mie considerazioni, fatemi sapere quella che è la vostra strategia, fatemi sapere cosa pensate di Luna, se anche voi credete che siamo davanti a un bivio e che possa essere una buona opportunità high risk high reward. Io me la gioco, perché alla fine solo chi rischia in un mercato di indecisione dove tutti piangono, noi fabbrichiamo fazzoletti. Quindi credo che chi, come si suol dire, chi non risica non rosica. Ovviamente lo faccio con una strategia, lo faccio con una gestione del rischio, sono soldi che sono disposto a perdere, però credo che se le cose vanno bene possa essere una buona mossa. Se va male, pazienza, ho l'altro 98-99% di portafoglio che sono sicuro mi darà delle ottime soddisfazioni. Quindi commenta, fammi sapere, lascia un like, iscriviti al canale per rimanere aggiornato, nei prossimi giorni usciranno dei video molto molto interessanti e commentando avrai la possibilità di essere estratto tra tre fortunati che verranno a mie spese qui a Dubai a fare un mastermind con un gruppo di investitori, con una serie di asset che verranno presentati, con tante tante cose molto molto frizzanti che stiamo preparando. Quindi commenta e ti aspetto giovedì 19 maggio alle ore 21 all'evento in diretta su Zoom del burattinaio con le mani d'oro Crypto Edition. Quindi clicca qui sotto, lascia i tuoi dati e assicurati il tuo posto. Ci sono solo 500 posti, siamo già a 300 prenotati e manca una settimana, quindi fai azione. Un abbraccio e a presto.